Mentre la crisi economica costringe gli imprenditori a chiudere le proprie aziende, a Piedimonte Matese nasce un nuovo progetto dalle vecchie radici di una famiglia italiana e una di origine francese, allora così come oggi. Un nuovo locale, giovane, con bar, bistrò e con un salotto culturale, apre le sue attività in una delle più belle dimore storiche della città, il Palazzo Penza. Infatti Crescenzo Penza arriva in Italia e compra l'attuale dimora, oggi della famiglia Pignoli, che fu sede militare a difesa del Palazzo Ducale dei Gaetani d'Aragona nel 1876. Un locale suggestivo e ricco di storia, fra quelle mura dove ancora riecheggiano canti di guerra, inni ribelli e versi d'amore. E proprio da una storia d'amore di oggi, fra la bella francese Léa Jobneau e fra Gianluca Pignoli, che insieme qualche giorno fa hanno voluto riprendere in chiave moderna le attività dei suoi antenati, due culture diverse che si ritrovano insieme oggi così come ieri, per farne un successo, ma anche, questo va detto, con tanto coraggio da parte dei due giovanissimi imprenditori. Allora guardi, sì, noi eravamo in Spagna, vivevamo in Spagna, io con la mia compagna, e abbiamo avuto, diciamo, quest'idea e la volontà di ritornare, anche perché crediamo molto in questo, nel nostro paese, e abbiamo voluto quindi aprire questa attività che è storica, è parte della mia famiglia, e quindi abbiamo voluto dare un'accezione un po' anche più moderna, se vogliamo, con l'accezione bistrò, che espande un po' quello che è la normale caffetteria, cercando anche di aprire gli orizzonti anche per paesi un po' più lontani, per persone che possano venire anche da fuori a trovarci e dare un punto di ritrovo anche su questa parte della piazza che è l'inizio del nostro centro storico. Diciamo all'inizio non è stato facile, molto lavoro, molti sacrifici, ci crediamo e penso che come noi c'è molto futuro in questo paese, anche se si continuano sempre ad andare fuori, però bisogna crederci e sicuramente parecchi di noi ce la faranno, tutti insieme ce la possiamo fare. Ecco, adesso ci vuole dire che cosa prevede il locale, che cosa si mangia soprattutto, che cosa si fa? Sì, si mangia, allora noi importiamo prodotti direttamente dalla Spagna e dalla Francia e vogliamo fare sopra un concept del bistro francese con i piatti al giorno e anche il concept delle tapas, micro porzione, porzione doppia, quattro. E poi farete anche un po' di cultura? Sì, noi l'idea era questo, di non fare solo un bar classico, sino un locale socioculturale. Abbiamo proprio un salottino fatto a posto, presentazione dei libri, anche musicale, gruppo in live, tutto. C'è anche in qualche modo la rivalutazione dei prodotti tipici? Dei prodotti tipici, sì. Anche che sa dei Piedimonte Matese di qua, come del sud della Spagna e della Francia. Perché questa sua idea di venire qui a Piedimonte? L'amore? L'amore, il progetto del bar, che era comunque un bel progetto, una bella opportunità per noi di desarrollarnos e una bella avventura da fare. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.